Non ehi tu, mai dobbiamo parlare. No. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Fallout 4. Allora, riprendiamo più o meno da dove ci siamo lasciati. Sostanzialmente ho aspettato solo un po' di tempo perché stavo girando qui a Diamond City. E vabbè, con questo qui dobbiamo parlare, vediamo che ci c'è dice. C'è qualche problema? Il problema è che ho saputo che hai ucciso mio figlio Nelson. Aia. È vero? Eh sì, questo era quello della famiglia. Cosa ti fa chiediamo pensare prima che questo. L'abbia ucciso io? Maroski dice che l'hai fatto. Uno dei suoi ti ha visto. L'hai ammazzato a sangue freddo. Prova a negarlo se ci riesci. L'hai fatto? Neghiamo? Neghiamo. Non ho ucciso Nelson. Chi te l'ha detto ha mentito. Attenzione, grande Carletto. Per chi vuole scaricare su qualcun altro le proprie colpe. Mamma mia, il carisma. Chi è stato? Sai chi ha ucciso Nelson? Allora, Paul è quello che ci chiede i soldi, quindi... Vabbè, chi mi ha accusato? Maroski, dice. Chi te l'ha detto? Ecco. Maroski. Un pusher di bassa lega di Good Neighbor. Forse ha qualche motivo per metterti nei casini. Allora, sai qualcosa su chi ha ucciso Nelson? Allora, possiamo dire o quello che ci rompe i coglioni, che ci chiede i soldi, però, poveraccio, quello con la moglie così, è stato Maroski. Ho sentito che è stato Maroski. Nelson comprava la droga da lui. Sì, è stato lui. E questo spiega anche perché Maroski ha provato a dare sì, la colpa era... a te. Quello stronzo deve pagare. E di certo non ti piace che abbia cercato di darti la colpa, vero? Se lo fai fuori, ti do 400 tappi. Grande. E saremo entrambi felici. Che ne dici? Allora, io direi qualche soldo aggiungi in più. Aggiungi 200 tappi e sistemerò Maroski per conto tuo. 600 tappi? Cazzo, devi essere davvero molto in gamba. Spero che tu li valga. Siamo d'accordo. Ah, non posso chiedere di più. Uccidi Maroski, ok. Vabbè. L'istituto? Dov'è che lo troviamo? Non mi fa. Presumo qui vicino, aspettate. Forse no, dati. Questo lo possiamo togliere. Tra le varie. Uccidi Maroski, vediamo dov'è. Ah, si trova a Good Neighbor. Vabbè, andiamo. Paura. Ma sì, ma che ce frega. Maroski ci ha accusato, non si fa, non si fa così. Che poi... Vabbè, adesso vediamo un pochino. In realtà, effettivamente, anche quello che ci pressa per i tappi non sarebbe stato male. Così ci toglievamo il debito di 500 tappi con quello lì. E in più 600 tappi di questo. Vediamo, vediamo. Mi spiaceva un po' per quello perché... Con la moglie bagascia, certo è pirla lui, però... Diciamo anche che... S'arrangiano un po', no, sti giovani. Aspetta, fammi capire questo dove tutte sta... L'incrociato, scusate. Mi dà due... Aspetta. Questione indicatore... No, me lo dà anche di là, vabbè. Starà qui dentro. All'hotel. Vediamo un po'. 600 tappi ci fanno comodo, poi da Good Neighbor posso anche vendere qualcosina eventualmente, qualcosa di quelle che abbiamo raccattato. Dove sta imboscato? Ascolta, so che è una porta aperta, ma è come filosoficamente aperta, ok? Aspetta. Levati dai piedi. Preparo questa. Che succede, Maroski? Ti serve una stanza. Parla con Claire alla reception. Aspetta. Dalle qualcosa da fare. Ehi. Così sì? Non ti sta addosso. Qui. Nessun problema. Ah, così posso chiudere la porta, magari non c'è. No, era per qualcos'altro cosa? In realtà. Hai bisogno di farti? Parla con il mio socio Fred Allen. La scelta non è più quella di un tempo. Ma il ragazzo produce delle sostanze mica male. Al capo non piace essere disturbato. Datti una mossa. Ehi là. L'hotel non è più quello di un tempo. Ma questo non significa che tu debba trattarlo male. Senta, ma proprio... Ehi, Maroski. Dai, dimmi c'è che possiamo fare qualcosa. C'è un motivo per cui sei qui nel mio ufficio. Di norma sono un tipo tranquillo. Ma il mio amico Stan... Ecco, ma che ci deve dentro, agitarsi qua? In fretta. Lo siamo capiti. Sì, ma è una baracca sta cosa. Aspetta, famo così e...
Dovrebbero essere... Facciamo tre colpi. E presumibilmente poi anche questo ci romperà i coglioni. In linea teorica dovrebbe bastare. Poi nel caso ripassiamo a lui, dai. Vai. Per dirsi. Zitti, zitti, non è successo per niente. Te se non ci riprovi. Ok. Avanti, merda. Chi è là? No, ma così poi ce l'hanno tutti con noi. Aspetta, aspetta, fatemi vedere. Aiuto! No, così tutta Good Neighbor mi sa che ci... Aspetta, proviamo ad uscire. No, se è così, scusate, non... Il fatto è che se scegliamo quell'altro, poi probabilmente... No, allora no. No, non mi piace così. No, se dobbiamo... fare sta caciara, no. Allora, riproviamo con... Vabbè, se diciamo Paul lo dobbiamo uccidere, quindi presumibilmente si scatena tutta Diamond City. Ci proviamo? Noi ci proviamo. Ho sentito che Paul Pembroke gli ha teso un agguato durante un incontro per vendere della droga. Pembroke? Cazzo. Ha senso, ma mi sorprende che abbia avuto le palle per farlo. Sì, effettivamente. Sì, è proprio il genere di stronzata che farebbe lui. Ci proviamo, se no nel caso di diciamo non lo sappiamo sti cazzi. Quello stronzo lo ammazzerei con le mie mani, ma non riuscirei a coprire la cosa. Però tu non sei di queste parti. Allora facciamo così. Cerca di rendere la cosa... Va bene. 300 tappi per far sparire Paul Pembroke. D'accordo. Ah, questo ce ne dà di meno però. 300. Allora, va bene. Famo che... Rimettiamola. Lo sapete qual è il problema? Che... se uccidiamo quello, ok, Good Neighbor succede un macello. Se uccidiamo questo, presumibilmente Diamond City succede un macello. Se diciamo che siamo stati noi, questo ci attaccherà e quindi lo dobbiamo ammazzare e Diamond City ci spaccherà lo stesso il culo. Quindi non lo so. No, questa forse non conviene. Mi hai portato i soldi? Aspetta. Facciamo così. Ci proviamo. Sbam. Scelta sul pattino. Ok. Certo, c'è da dire che questo se ci ha detto di ammazzarlo e poi si ribella contro di noi tutta la cittadina, anche lui sta nella cittadina, quindi mi sembrerebbe un po' strano. Però vabbè, scusa, già che ci stiamo. Scusi, tanto vale. Vabbè, questi te li posso anche lasciare, non mi interessa. L'acqua, le bottiglie te le lascio. Prima di uscire, adesso proviamo a vedere. Magari uscendo, se si incazzano tutti o meno. E nel caso dobbiamo dire che siamo stati noi e ammazziamo lui? Vieni, bello! Vediamo che sai fare! Sì. Cioè, comunque, vedete, le guardie di Diamond City ci spaccano il culo, quindi non si può fare. E se no, non possiamo fare niente di tutto ciò. Vediamo. Cioè, nel senso, non incontriamo questo e sti cazzi, ce ne andiamo, non lo so, non saprei, non saprei. Aspetta, dov'era il tipo? L'avevo incontrato qua per le scale, eccoci. Ehi là! Finché Paul Pembroke non è morto, non abbiamo nulla da dire. Ah, no, aspetta. Ho ricaricato il salvataggio sbagliato. Sarà questo? Proviamo. Siamo... se no entriamo in un loop dove non ne usciremo più. Vediamo, dai. Ehi tu, una vita dobbiamo morta. Parlare. Sì, ok, parliamo. C'è qualche problema, è che ho saputo. È vero. E se diciamo che non lo sappiamo? Non vabbè, facciamo come prima. In effetti, carisma di Garletto. Se non è stata opera tua. Cosa? Non ne ho idea. Beh, va bene. Per adesso voglio crederti. Ma se scopro che non è vero... Vabbè, ci accontentiamo di questo per il momento. Mentre sei qua, resta in silenzio. Ah. Arrivano già abbastanza rumori dalla gente.
Non lasciare okay. che mio marito e togliti dai coglioni. Va bene. Allora, più o meno la situazione è andata. Ora facciamo una cosa. Scusi. Filetto, costine sì, o lombata. Sì, filetto, quello che vuoi. È tutto buono, deciditi. Vorrei semplicemente vendere un po' di roba. Guarda queste bistecche. Vediamo, allora, armi. C'ha pochi soldi, però. Queste me le tolgo sempre, perché tanto... No, 2,81, cazzo. Aspetta, ridammi... una di queste. Che dobbiamo fare? Ti posso dare... questa. Perfetto, avanti il prossimo. C'è qualcuno che ha più soldi di sta barbona. Tutto per rimettervi in sesto. Di solito i medici hanno un bel po' di roba. Ehi, Solomon. Ho qui delle sostanze per te, fratello. Vediamo cos'hai. Guarda qui. Oddio, 3,53 neanche tanto. Questa te la posso dare. Ti do anche questa al plasma. Poi ti posso dare la pistola laser. Questo qui. E questo già sforiamo poi. Guarda sti barboni. Robotone. No, vabbè, questo è difficile. Vince la partita. Compra una. Salve. Non temere. La suoter è adatta a ogni età. Darò un'occhiata. Gli articoli originali. Sì, dai. 3,41. Vabbè, qualcosa riusciamo a dargli. Ti do questa. E vabbè, tanto le armi corpo a corpo io non le uso. Solo che sfora anche lui. 3,20. Ah, non è vero. Ok. Articoli per la protezione personale in bella vendita. Arma. Eccoci. Tutti i miei articoli ti terranno al sicuro. Cosa? Vediamo cos'hai. Tutto rifinito a... Sì, vabbè. Vediamo. Abito rigato, questo ce lo teniamo. Questo ce l'abbiamo. Giacca di pelle, jeans. Percezione e carisma. Ce la teniamo. Queste tute. Due. Questo qui possiamo forse modificarlo. Uno carisma, intelligenza. Danni inflitti. Cos'è questo? Gamba sinistra. Questo braccio sinistro. Questo non serve. Gliene do un po'. Tanto comunque, ragazzi, devo comprare qualche munizione. 4,80. Quindi siamo noi che ci andiamo a perdere. Vestiario, provviste varie, materiali. Allora, come sempre, calibro 50. Queste qui. Pompazza. E le 5,56. Se c'è anche quelli per... ecco qua. 7,40. Mi sta spellà questo. Ti posso dare anche qualche... Coca-Cola Quantum. E volendo... Beh, Mentas ce ne abbiamo un fottio e non le useremo mai, però... Ma non c'erano anche le Coca-Cola normali? Sì, guardate. Guarda, giusto per non perderci dei soldi... Ti do un po' di Mentas. Devo recuperare i miei 600, facciamo così... Ok, dai, stiamo pace così. Ok, va bene, allora, avanti con una prossima missione, vediamo un pochino. Allora ragazzi, una zona che dovevamo visitare è questa qui, che è una delle tante che dovevamo visitare, quindi direi che possiamo vedere adesso questa qui, è il Museo della Stregoneria, che avevamo già scoperto tempo fa quando siamo andati a Salem, sì. Quindi... dovrebbe essere questa qui, no? Porta... sbarrata dall'altro lato. Ok. Vediamo un po' se... spara dall'altro lato, che ne so, facciamoci il giro. Aspetta. Questo lo possiamo prendere. Ma tipo nella casupola c'è qualche modo per... che ci...
ricongiunge alla chiesa. Presumo che dobbiamo andare lì. E se no che cazzo. Aspettate, mi faccio un giro anche qui per la casa, perché magari c'è qualcosa di interessante anche qui, tipo quella Nuca Cola che dobbiamo prendere. Come non passo? E come cazzo? Mi scusi. Sembra strano. Poi andiamo alla cassaforte, sì, don't worry, sto vedendo se c'è dell'altro. Almeno aumentiamo anche un po' il, ancora di più il fili con Kate, visto che ci ha raccontato la sua storia. Se riusciamo ad arrivare al massimo, magari. Aspetta un po' più in qua. Ok. Sì. Accendino, denaro, documentazione e... Perché disturbarsi? È solo robaccia, buttala. Ma non è vero. Allora, vediamo un po' qui. A questo punto, sì. Triciclo. Delle tombe. Altri fiori. Aspettate, c'è questa qui. Seminterrato del Museo della Stregoneria. Cioè, ci insinuiamo? Insinuiamoci, va. Diamo un'occhiatina. Ok. Sembrava più grosso di un ratto talpa. Sì, direi di sì. E ringhia anche, quindi. Cazzo. Vediamo. Di scassinare. Fantastico. Chiave, orologio d'argento. Allora, i rumori non sono propriamente il top, nel senso che... Fanculo, mi ha fatto cagare sotto. I rumori che provengono da là. Merda. Ah. Salve. Tappo la camicia di flanella e gliela la... Ok. Direi di andare attrezzati, non è per sfiducia, ma si sa mai. Questo di plastica non ci serve. Vediamo di raccattare un po' todos. Sono corpi che piovono dall'alto. Vabbè, cerchiamo di non appesantirci troppo per il semplice fatto che comunque ho venduto qualcosa, ma poca roba, onestamente. Aspetta, prima di salire però c'era dall'altro lato qualcos'altro che potevamo andare a vedere, o sbaglio? C'era un'altra stanza. Bene. Accendino, la canna da pesca te la lascio. Cosa ci dà? Ingranaggio, molla e legno. Quanto pesa? 3? No, troppo. Non mi sembra il caso. Vediamo di qua. Vediamo se c'è. Salve. C'è uno studente, diciamo. Va bene. Ah, un'altra cosa che ho fatto, ragazzi, vi ricordate che avevamo un bel po' di punti da mettere? In totale ne erano 4, me ne sono lasciato ancora uno. Li ho utilizzati per aumentare percezione e costituzione, perché ci sono alcuni perk qui molto interessanti, però i più importanti, diciamo, necessitano di costituzione, vedete, 9, 10, questi, quindi per il momento mi sono concentrato su questi. Me ne sono lasciato sempre uno perché, come vi dico, ogni tanto ci potrebbe essere un perk che ci serve nel breve. E quindi io mi tengo sempre qualcosina. Non si sa mai. Missili, lanciamissili addirittura. Questa roba non mi turba. Ma i ragni, quella è un'altra storia. Vediamo un po' qui. Salve. Niente. Uh,
Sì, ma fai cacciare anche tu, signorico, sta... Attenzione. Grognak il barbaro. I colpi critici con attacchi a mani nude... Vabbè, infliggo 500 di danni. Oh, cazzo! Deathclaw albino, attenzione! Andiamo con il... È zero probabilità di colpire. Ma perché? Vai, accetta. No, due, esegui il critico. Cazzo, ne facciamo una segua. Guarda là. Ne facciamo più danno così, attenzione. Mamma mia, sto fucilazzo, quanto è cattivo. Grande così. Carne, mano e piatto. Quindi era questo che faceva tutta sta cacciara, ok? Ciga... Aspetta, sto a fare sempre lo stesso giro, cazzo. Ci garba sto fucilazzo. No, pennello, cazzo. Che ci dobbiamo fare con... Cazzo di pennello. Cartuscio, munizioni, calibro. Cartuscio, munizioni, munizioni, granata, mina. E questo te lo lascio. Allora. Camicia di flanella probabilmente era... Uovo di Deathclaw rotto. Può valere qualcosa? Che ne so. Ma sono rotti. Uovo di Deathclaw rotto. Cioè, aveva anche fatto le uova questo. Di Deathclaw integro, attenzione. Aspetta, prima fammi vedere questi rotti a che cazzo... Varie o provviste? Non saprei. Proviamo tra le provviste. Di solito le uova qui ce le mette. Uovo di Deathclaw integro vale 69. Forse tra varie. Sì, a quel punto le... No, nel senso non continuo a prendere. Io pensavo che magari già il coso potesse valere qualcosa. Invece no. Aspettate qua prima che arriviamo alla fine. Si potrei lasciare qualcosina. Lasciate fare. Ci vuole tempo per lasciare le cose. Ancora più tempo però per spippolare. No, non c'è. Vabbè, sto cazzo allora. Blaser... Forme dell'esercito. Sporca. Attenzione, c'è un olonastro. Avvia. Un nido pieno di uova di Deathclaw. Una dozzina, forse di più. Tutte rotte. Ma non è vero. Parte, ah. A parte questo, non mi stupisce. Prima ascoltiamo che non la progenie del mare. Il contenuto della cassa. Se l'avessi saputo, avrei detto ai capi, a quell'ammasso di bulloni di Wellingham, di ficcarsi su per il culo tutti quei tappi. Adesso sappiamo perché il Deathclaw non ci ha mollati un attimo da Linwoods. Abbiamo rapito i suoi figli. Porca puttana. Forse, e dico forse, sarebbe bastato restituire le uova. Ehi, ciao mammina. Cercando questo. Eh beh, mammina ha rotto il culo, direi. Ok, allora, la missione è a questo punto dati. Togliamo questa. La progenie del male completa la consegna dell'uovo o riporta l'uovo nel nido. Ma che ne so, poveri Deathclaw. Sono così pucciosi e... No? Forse no, effettivamente. Comunque pian piano stiamo recuperando un po' di zone che avevamo lasciato indietro, come ho detto io. Mi segno sempre tutto, don't worry. Terminale per i visitatori del museo. ci stiamo. La passeggiata della stregoneria. Fai due passi nella storia della stregoneria se ne hai il coraggio. Scene di momenti... dei momenti più magici e tormentati, ricreati meticolosamente, tour ogni mezz'ora, terrore senza costi aggiuntivi, la collezione di manufatti, non sai distinguere un calderone da un grimorio? Ammira la nostra ricca collezione di manufatti, le repliche degli oggetti sono disponibili per l'acquisto nel negozio di souvenir. Chiosco per i membri, hai il fegato di ripetere la visita? I membri ricevono sconti sul biglietto, l'ingresso e tanto altro ancora, iscriviti oggi, anche no. Se ci avete anche questo prima, spaccavate dei culi, eh? Quindi ve lo dico. Allora, spippolando un po' in giro, in realtà stavo vedendo quel faro lì, perché come vedete non ci siamo andati. Siccome è una zona che magari dobbiamo ancora scoprire, adesso andremo al faro. Però, poi stavo passando qui nel... dove siamo entrati sostanzialmente, c'è questo qui, che non avevo visto prima.
Quindi facciamo una cosa. Olonastro del soldato Art e tappi. Adesso ci sentiamo anche questo olonastro del soldato Art. E poi andiamo. Vai con l'olonastro. E poi andiamo verso il faro giusto per scoprirlo. Perché non si sa mai se i fari dicono qualcosa. Olonastro del soldato Art. Eccolo qui. Vai. Jeffries, lì ha messo in funzione il registratore. È questo il lavoro che avevi in mente quando ti sei arruolato nei Gunner? Portare della roba da Lynn Woods per conto di un maggiordomo robotico? Com'è che si chiamava? Wellington? Wellingham? Non adesso, soldato! Dov'è Connors? Non è alla sua postazione. Mi dispiace, ma il tenente ha voluto controllare alcune tracce che ha trovato. Il soldato Martin... Tracce? Che tipo di... E quello che cazzo è? Oddio! Connors! Dov'è il resto del suo corpo? Merda! Ci ha trovati! Merda! Sorgente lì! Prendi la cassa! Non perdere di vista quel coso! Tutti dentro al museo! Presto! Maggiore! Maggiore, che sta succedendo? Figlio dell'atomo predicatore. Ah, questi sono quelli, sti cazzi, figli dell'atomo. Ammazziamo malamente. Là nel naso. Ciao figlio dell'atomo. L'atomo scaccia. Gloria al prescelto. Portacci vostra. Merda. Guarda sti bastardi. Trascinerò nella luce. No. Oh merda. Aspetta che sta salta la macchina. Occhio figlio dell'atomo. Sto. Aspetta, va, già che ci siamo. Parastatomo. C'è ancora qualcuno vivo? Sì, perché si stanno sparando. Mi stanno ammazzando con le radiazioni. Ma come cazzo? Dove sta? Dov'è? È andato a finire. Guarda, guarda come si è incrociato. Sto figlio dell'atomo predicatore. Allora, munizioni gamma. Pistola gamma. L'abbiamo presa al volo, vabbè. Questi, sì, protezione da radiazione, ma onestamente ce l'abbiamo. Aspetta, cazzo, chi sta sparando? Ah, sta là sopra. D'accordo, ora ci divertiamo. Sì, non abbiamo cose da cecchino, ma sinceramente sti cazzi, tanto. Ci sua, però. Oh, chissà che male. Ok, allora... Munizioni, pistola gamma, sì, pesa poco e vale un bel po', quindi anche sì. Qualche corpo presumibilmente sarà volato via, ma a noi poco ci importa. Abbiamo raccattato il più possibile. Banco da lavoro per armi, vabbè. Andiamo su. Aspettate che... Scarafaggio radioattivo, ci dà un cazzo di salute, però meglio così, almeno togliamo un po' di roba di cibaria che abbiamo. Questo invece ce ne dà un bel po', ok. Possiamo toglierlo questo. Sì, sto utilizzando più il cibo che gli steam pack, perché gli steam pack non pesano niente, il cibo sì, quindi siccome... Devo ascoltare soltanto la voce dell'atomo, perdonami. Dove sta? Sento. Che cosa sei? Ah, figlio dell'atomo predicatore. Vabbè, poi lo andiamo a prendere. Completo, munizioni, 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 pistola e 37 no. Valgono meno, non ne vale la pena. Oh merda. Porta sbarrata. Che cazzo? Rimuovi blocco per aprire la porta. Cazzo. Aspetta. Una visione da psycho. Ok, questa era la loro munizione, sangue, materiale. Una sigaretta così. Allora, minucca. Tappo. Tappo, munizioni. Questo, vabbè, vale un po', quindi ce lo portiamo.
Nient'altro? Sparo. Vabbè. Spero di non aver sputtanato qualche missione facendo sta strage. Usare uno splendente per il faro. Qualcuno ragiona fuori dagli schemi. Sì, su questo non ci piove, eh. È stata un'idea geniale. Gli infedeli sono fuggiti. Eh no, perché ragazzi, una volta che stiamo qua ho detto andiamoci al faro, no? Quando ci ricapita. Dove cazzo sta? Muori! Muori per l'atomo! Ma che per l'atomo? Va, vaffanculo. Stanno attrezzati bene. Prendo anche un po' di taniche. Tanto non ti servono. Non vi servono. Se ci prendiamo qualcosa di particolare, magari. Occhio qua, materiale radioattivo con la pala. Vediamo anche la casupola. E poi vabbè, proseguiamo la missione dell'uovo di Deathclaw, che onestamente io andrei a mettere a posto, cioè. Perché abbiamo ammazzato la mamma, quindi ormai. Però, vabbè. Un tappo del cocomero. Te lo lascio il cocomero, eh. Magari. Cassaforte la scassiniamo invece. Poi eventualmente ci facciamo anche un'altra chiacchierata con Kate. Ora vediamo il tempo della missione. Non so quanto tempo ci metteremo. Là. Bene. Calibro, occhio a denaro, munizioni, munizioni. Mi piacciono questo le cose là. Vecchie, eh? Non lo capisco. In realtà parte no. Del passato. Cioè, in realtà non nel senso le prendiamo perché ci servono. Non peraltro. Comunque, vediamo il terminale di sti cosi dell'atomo qua. Sti schizzati dell'atomo. Il segnalatore. Mappa aggiornata. I nostri fratelli e le nostre sorelle al cratere ci hanno incaricati di condurre altri a bearsi nello splendore. Abbiamo coinvolto coloro che sono benedetti dall'atomo per creare un segnalatore in cima a questa torre. La sua luce attirerà i credenti, i fedeli pregheranno alla torre, dopodiché continueranno il pellegrinaggio verso il cratere. Lode all'atomo. Eretici. A quanto pare il segnalatore ha attirato anche eretici che hanno il dovere di conoscere la gloria dell'atomo. Coloro che non si uniranno a noi andranno purificati. Poi li potremo usare per nutrire i beati nella torre. Gloria all'atomo. Ok, quindi presumibilmente ci ha messo il coso del cratere, che forse è dove è esplosa la bomba. Che è questo? Crater House. La casa del cratere. Oppela. Aspetta, stavo per esplodere come se non ci fosse un domani. Meno male che c'aveva almeno il laser. Così. Vabbè, ci stiamo a sto punto. Andiamo anche al cratere. Tutta sta caciara per niente, scusate. Un secondo piano inutile. Solo per farci esplodere. Siete dei barboni. Andiamo. Qui che è esattamente dritto davanti a noi. Presumibilmente ci saranno altri rincoglioniti da far fuori, ma onestamente problemi non ce ne facciamo, eh. Guarda qua le trappole. Guarda. Cosa? Le trappole. Aspetta. Questo? Ma che? Aspetta. Vivere in un cratere non è proprio la mia idea. Ti strapperò gli altri uno per uno. Sì, però se allora i compagni, c'è da dire che sono un po' figli di troia, perché guarda che pezzi. Aspetta. Momento, perché forse la sparachiodi abbiamo un... Possiamo cecchinare un po' di più. Merda! Sto cazzo. Questi però sono bastardi, eh. Sto cazzo. Sbaglio, è troppo facile. Merda! Occhio. Come cazzo? Ma ce l'hai di lato, sparali. Sta di minchia. Pezzo. Da voi qua ci servono come il pane. Forza, stronzi di merda. Venite. Siamo questi che sono utilità. No, non mi metto la cosa, ragazzi, perché preferisco. Cioè, questi comunque. Pistola gamma fa in realtà solo danni da radiazione. Quindi, volendo, sì, possiamo anche metterla. Facciamo così, va. Datemi un attimo. E ci mettiamo la cazzo. È ora di morire. Sì, come vuoi tu, ma stai calmo. Dove erano gli altri? Moment. Mi rompo un po' le palle dopo che mi devo rivestire. Però
Onestamente. Ah, cazzo, è vero, adesso trasportiamo troppo peso. Mi ho fatto una stronzata. Che costo del carisma. Adesso quale cazzo utilizzavo? Ci abbiamo tutto? Onestamente non lo so. Molto capiente, schermata, vabbè, sentinella, lucidità. Ah no, in realtà questo è quello che possiamo modificare. Noi dobbiamo mettere questo molto capiente, gamba sinistra, braccio sinistro. Ci manca qualcosa secondo me, perché siamo a 4,10 invece di 4,20, presumo che sia questo. Vabbè, li ammazziamo con cattiveria così, senza stare a guardare. No, cazzo. Senza stare a guardare il capello. Deve essere uno scherzo. Lì possiamo salire? No. Munizioni, pistola, rada, qui e tappo. Beh, sta succedendo un macello e non vedo un cazzo. Momento. Ok. Guarda sti figli di una gran puttana dell'atomo. Oh cazzo, stai, vieni qua. Occhio. No, pure ste mezze laggate di merda. Mi sono bloccato. Sì, torretta, vaffanculo. Te faccio il culo. Là sta esplodendo il mondo. Mi sta sparando qualcuno da qui, quindi conviene che prima facciamo un po' pulizia. Scusa. Sì, se ce ne raccattiamo in quantità industriali. Allora, momento, momento. Munizioni, 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 granata. Mina. Questo vale un sacco. Questo di più. Siamo troppo pesanti. Certo. Siamo qui all'aperto in attesa di farci sparare. State zitta. Ehi, prendi questa roba. Non so se può trasportare ancora altre robe. Spero di sì. Noi siamo un po' pieni. Poi devo ricontrollare un po' l'attrezzatura che abbiamo. Ah vabbè, questi rotti. Ah, ce li dà come materiale perché osso e acido. Cazzo, allora non era male prenderli, eh. Osso e acido non è che si trovano tutti i giorni. Vediamo qui. Terminale. Può scassinare anche lei, ma come detto io devo cercare di aumentare un pochino il feeling da in modo da poter sbloccare la sua abilità. Poi ci dobbiamo riprendere Dino il paladino. Siamo andati in giro per un bel po', però è un rompicoglioni, onestamente. Dico, in amicizia per Dino il paladino. Sarà che è della confraternita, che non è propriamente simpaticissima come associazione, però. Bene. Ecco. Il segnalatore. Abbiamo mandato i nostri fedeli alla torre sulla scogliera. Creeranno un segnalatore per richiamare i figli dell'atomo affinché si uniscano a noi nello splendore. Perfino agli eretici sarà dato modo di partecipare alla grande divisione. Crogioliamoci nel divino splendore dell'atomo. Sì. Comandi della torretta. Ormai la torretta abbiamo fatta saltare in aria, quindi non credo ci sia più una grossa utilità. Comandi del riflettore. Disattiva luci. Cioè, vabbè. Non è che... Allora, facciamo una cosa, facciamo prima il piano superiore, controlliamo tutte queste casupole, perché io poi mi sono messo a sparare lì. Eh sì, perché qua come cazzo risaliamo dopo? Quindi non ho ben visto se ci siamo lasciati indietro qualcosa, penso di sì, perché c'è un'altra pistolazza qua. Questo c'è, il piano di carne di cervo ce la prendiamo, anche questa qui. Poi carne di scarafaggio radioattivo, rattotalpa, poi ce la cuciniamo noi. Qui sopra non c'è niente di particolare. Ma sì, ragazzi, ci facciamo un giro perché
Detto, non è che ci capita tutti i giorni di arrivare in questi luoghi della mappa, quindi quando ci stiamo freghiamoci tutto e visitiamo le zone. Qui, come detto, ci siamo già passati, però potevamo scendere per incastrarci sul soffitto. Già che ci siamo, bistecca di Deathclaw, concini di ratto talpa. Ok, facciamo un po' di cucina. Cucina con Carletto. In cucina con Carletto per il Deathclaw perfetto. Guarda qua, wow. Mamma mia. Proprio. Da, do cazzo. Aspetta. Altro che i canali in TV che propongono queste cose di cucina. C'è Carletto. Il cucino pro... il cuoco provetto. Cos'altro? Attenzione, c'è anche un munizioni gamma. Ma via. Guida alla sopravvivenza. Subisci permanentemente meno 5% danni dagli insetti. Va bene. Solo che siamo radioattivi come. Come poche cose. Quindi, aspetta, no, prima di prendere il Radaway, direi che conviene che ce ne andiamo da questa zona. Aspetta, mi ero dimenticato. Sì, direi che adesso possiamo andare a concludere la missione dell'uovo di Deathclaw, no? Tappo, 1439, vabbè, facciamo che non ci appesantiamo troppo, perché... cioè, già siamo pesanti più del dovuto. Ok, allora andiamo di Radaway. Ce ne vuole un altro? Vabbè, sti cazzi, diciamo di no. Ok. Allora, vediamo la missione dove ci porta. Completa la consegna dell'uovo, riporta l'uovo al nido. Vabbè, mi butta così perché giustamente riporta l'uovo nel nido. Oppure la consegna. Ma riportiamo l'uovo nel nido, che dite? Guarda qua, dove cazzo sta caseificio pazzo. Proviamo a consegnare l'uovo al... a consegnare l'uovo al nido, a lasciare l'uovo nel nido. Così magari poi, non lo so, nascerà un piccolo Deathclaw. Noi lo ammazzeremo e lo cucineremo, giustamente. Oppure possiamo fare anche un frittatone. Dipende un po' da... dai gusti. Però siccome abbiamo già un bel po' di omelette di carne di uova di Mirelurk, mi sembra. Deathclaw, non so, il frittatone. Aspetta, non è che l'ho cucinato, no? Non credo. Ma magari non... Moment! Dove siamo? Qui, caseificio. Caseificio è quello che avevamo già visitato, no? Scusate. Apredo. Saltano per... sì, mi sembra che... non so in quale occasione ci eravamo venuti. No, io no. Scusi, si è volata la capoccia, vediamo. No, non ci siamo mai venuti. E come mai? Nel senso, abbiamo scoperto la zona, ma non abbiamo mai... casco 225. Vale la pena, vale la pena. Però c'è un metallo. Oh, stai calmo, apredone. Spezza le mani. Munizioni, automatico, fucile d'assalto 17-202, te lo lascio. Te lo lascio, guarda. È un po' troppo per i nostri gusti, soprattutto trasporti. Cazzo. Ok. Bene. Missioni tappo, piombato, 13-23, non ne vale la pena anche. Ci dà un po'. 23, ecco, 405 già è un prezzo che si può mettere in conto. Qui? No, controllo, perché visto che non avevamo controllato la zona, magari c'è anche qualcosa da... interessante da giullare? Non si sa mai. Qui possiamo arrivarci in un modo abusivo. Sì. Sensore calibrato 6172, no. Non ne vale la pena. Canna da pesca no. Più che altro volevo vedere qui dentro se c'era qualcosa. Sembra di no. Però io me la ricordo sta zona, no? Ci siamo venuti. Sì, mi ricordo il tetto.
dove avevamo camminato in modo sportiveggiante. Comunque dobbiamo andare esattamente lì. Quindi vediamo un po' dove dobbiamo piazzare sto coso. Che poi dico, dobbiamo riportare l'uovo, ma non è che c'è anche la famigliola felice di Deathclaw? Tanto per essere un po' sicuri. Anche perché la zona non è proprio... Cazzo! Eh sì, che ci sta Deathclaw luminescente. Attenzione! Aspetta, non lo vedo. Lui vede me però. Merda! Merda, lo dico io, merda. Cazzo, non lo sto a pieno manco per... Aspetta che è quasi morto. Oppela! E basta. Ok. Carne di Deathclaw, mano di Deathclaw, materiale nucleare, ferro da stiro. Aspetta, signori. Sto cazzo vai. Ehi. Che ti serve? Adesso sapete qual è il problema? Ah no, vabbè, si sta rompendo un po' tutta l'armatura. Un però... paio di cose. No, adesso ti devo lasciare un po' di robe. I miei materiali sono pochi, però. Pochi ma buoni. Modifiche, ti posso lasciare anche qualche arma magari, tipo il lanciamissili che pesa 21 e il... c'era anche l'altro mitrozzo. Questo sto usando io, questo che pesa 23. Perfetto. Andiamo, va. Sì, che poi è una stronzata, cioè consegniamo un uovo. Cioè consegniamo, rimettiamo a posto un uovo, ma comunque abbiamo sterminato un quantitativo di Deathclaw per farlo. Che non so fino a che punto possa essere. Tutto questo è ridicolo. Potremmo farci una bella frittata. Effettivamente sì, si poteva fare anche la frittata, però. Ah, che te non è piaciuto. Ma... aspettate, spiedino. Un po' di gente morta. Tappo, munizioni. Scopio. Bramino, non c'è più carne. Tappo, munizioni. Ma sì, un istantaneo te lo lascio. Va bene. Quindi, in linea teorica, mi sembra che qui abbiamo finito. Ok, allora diamo un'occhiata. Ma se, scusate, se ci riprendiamo l'uovo. Tanto ormai l'abbiamo consegnato, quindi la missione è compiuta. Magari se ce lo rifreghiamo, questa non si incazza, che ne so. Riprendiamo la... A Kate è piaciuto. Vabbè, sti cazzi. La missione comunque l'abbiamo completata, quindi... la progenie del male, sì, completa. Beh, allora, sti cazzi. Poi ci facciamo la frittata, come ha detto lei. Va bene, ragazzi, a questo punto allora direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio di Fallout 4. Mi raccomando, come sempre, commentate, fatemi sapere la vostra. Seguite anche sul secondo canale, sulla pagina Facebook. E al prossimo appuntamento, allora. Un saluto a tutti da quel tale Ale.